su Spettacolo Mania. Siamo con Grazia Di Michele, siamo molto contenti. Come va? Bene, molto bene. Abbiamo appena fatto una conferenza stampa illustrativa del programma di quest'anno per tutte le categorie. E come sempre ci sarà tanta emozione, tanta commozione, perché i temi affrontati sono importanti. Parliamo naturalmente del Festival Tulipani di Seta Nera e tu sei il direttore artistico, la direttrice artistica dei social, videoclip social. Li chiamiamo social clip perché sono video, non promozionali, non solo promozionali, sono dei video che cercano di affrontare delle tematiche importanti, sensibili. E proprio perché il video è un mezzo molto amato dai ragazzi, credo che colpire la fascia dei ragazzi in particolar modo e avvicinarli a dei temi importanti sia il compito che ci siamo prefissi. Grazie a tantissimi temi, ce n'è uno che ti ha colpito in modo particolare? Beh, quest'anno anche dei temi particolari, per esempio l'elogio della lentezza, cioè l'importanza dell'ascolto e della non distrazione quando un bambino ci parla. La tematica per esempio vissuta durante il Covid, dove eravamo abituati a vederci a mezza faccia con il video mezza faccia di Fabrizio Emigli, dove questa mezza faccia è l'unica possibilità espressiva che noi abbiamo per comunicare, affrontato in maniera molto intelligente. E quindi no, ce ne sono tanti di tema, la carcerazione, le prigioni mentali e metaforiche nelle quali a volte ci si sente rinchiusi, e tante altre. Senti Grazia, so che naturalmente non ti occupi soltanto di questo festival, hai tantissimi progetti, e mi dici qualcosa per esempio di poesie di carta? Allora, in questo momento sto portando avanti questo progetto che Marisa Sannia non ha fatto in tempo a portare avanti, aveva musicato le poesie di Federico García Lorca, quindi ho riunito tutto il suo gruppo produttore e quindi facciamo questo concerto. Il 7, l'8 e il 9 maggio io al Teatro Off di Via Giulia debutterò insieme a Patrick Rossi Gastaldi con uno spettacolo che si chiama Il fascino indiscreto dell'ipocrisia. E invece l'11 sarò qui per il concerto Terra. Senti, e qui chi sei? Sono la borghese. La borghese. Sono quella che ha cattivi pensieri ma non li dice, però ogni tanto purtroppo. E Patrick Rossi Gastaldi è invece il disabile, che lui ha avuto un problema alla spina dorsale, quindi attualmente è su una carrozzella. E quindi l'uso che io faccio di questa situazione di Patrick per andare in scena. Però si ride molto, devo dire che si ride tantissimo. Però vedi il tema, tutto torna. No, ma certo, ma da sempre a me tornano questi temi. Grazie mille. Grazie a te, ciao.